Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi abbiamo per le interviste di Libri TV, siamo con Blanca Briceño. Blanca Briceño è la nostra amica resistente del gruppo di appoggio internazionale alla resistenza in Venezuela. Possiamo vedere appunto tutte le bandiere che ormai tradizionalmente su Libri TV, e il pubblico ormai la conosce, Blanca espone sempre per questa battaglia di libertà che lei svolge con questo appunto. Questa AIRESVEN si chiama appunto questo gruppo di appoggio internazionale e come appunto facciamo sempre su Libri TV, grazie a Blanca e ai suoi contatti, cerchiamo di avere un quadro sulla situazione in Venezuela che è particolarmente drammatica in questo periodo. C'è una escalation abbastanza pesante perché è una condizione sociale che è sempre in peggioramento, che caratterizza un pochino la presidenza della successione appunto a Chavez, la presidenza di Nicolás Maduro. E ci sono varie notizie di questi giorni riguardanti il Venezuela, alcune di considerazioni di tipo economico, ma partiamo da una intervista che si può reperire, un'intervista a Ovidio Pérez Morales, che è un monsignore, un vescovo emerito venezuelano, che è stato presidente della conferenza episcopale del Concilio Plenario del Venezuela. Ecco, lui appunto dà un quadro di questo e di questa situazione in Venezuela e con Blanca ne parliamo. Io do a lei la parola, partiamo da questa cosa e poi insomma cerchiamo un po' di ampliare per come possiamo il quadro anche con altre informazioni. A te la parola, Blanca. Grazie, un saluto e buona Pasqua a tutti i Liberi TV ascoltatori. Grazie a te Gianni per darci questa possibilità in questo nostro permanente desiderio di cercare la verità, perché così come lo diceva Gesù, la verità, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. In questi processi di conoscenza di una complessità straordinaria, perché veramente anche, diciamo, in questi giorni ho sentito in qualche programma di radio che si parlava del Venezuela, poi a dire, beh, lasciamo le cose fino a qui perché è molto complesso. Ed è vero che è complesso in quanto il paese è, come a volte diciamo, è un povero paese ricco in quanto ha le risorse di petrolio più grandi al mondo da una parte e dall'altra soddisfa il lema di Winston Churchill che diceva il socialismo solo semina di miseria, perché la povertà nel Venezuela è cresciuta e continua ad aumentare. Sicuramente Monsignor Ovidio Pérez Morales è già un uomo, come ben hai detto tu, emerito in quanto ha già una certa sua età, ma sicuramente dentro di lui, nel suo cuore, non ha potuto fare a meno di rappresentare una tradizione storica di una chiesa cattolica che se ne è occupata in momenti molto importanti delle circostanze storiche, sociali e politiche che viveva il paese. Il Monsignor Ovidio sostiene con moltissima chiarezza, ed è una sua frase tagliente, dice: un regime comunista esclude il dialogo. Ora, perché lui dice comunismo? 2 anni fa, non ricordo esattamente la data, comunque, il signor Fidel Castro è stato intervistato. E gli hanno chiesto cos'è il socialismo, che noi diciamo il socialismo del XXI secolo, e lui ha risposto chiaramente: è il comunismo. Quindi, chiunque del Venezuela, della sua resistenza, utilizzi la frase regime comunista, sta semplicemente disegnando la metafora corretta, la metafora appropriata. Quindi, in questi giorni in cui anche il sottosegretario al Ministero degli Esteri dell'Italia è andato per l'America Latina e ha avuto qualche domenica fa, ha annunciato in Rai News 24 che sarebbero stati dialoghi tra
l'opposizione del Venezuela e il regime, e che si sarebbero approdati a delle conclusioni, quindi praticamente un po' forse anticipando certe notizie in un certo qual modo, perché per esempio c'erano incontri in un'isola dei Caraibi, intanto nel Venezuela arrivavano gli ambasciatori del Mercosur, come per mettere una cortina di fumo alla situazione che invece stava andando più approfonditamente in un'isola olandese dei Caraibi. Quindi a questo punto l'opposizione accetta questo dialogo, che per noi veramente è assolutamente non solo non valido, ma è un elemento di tradimento profondo alla grande lotta che è iniziata con una piccola circostanza il 5 febbraio e nell'estate tacita di cui abbiamo parlato, è stata quella tentativo di violazione a delle ragazze che non hanno sicurezza, i ragazzi nell'università, ma poi la marcia del 12 febbraio che abbiamo descritto, credo, con abbastanza precisione. Quindi, una volta questo tradimento, questi soci, questa gamba nel governo che è stata questa opposizione da sempre, quindi della partitocrazia antidemocratica venezuelana, che in 15 anni non è riuscita a mettere freno su nessuna cosa, gli sono state rubate elezioni presidenziali, gli sono state rubate elezioni all'Assemblea Nazionale con un 52% di voti e solo un 65 poltrone nell'Assemblea Nazionale, e così via dicendo. Quindi su questo dialogo lui, Monsignor Ovidio, dice urge, è urgente un governo di transizione per rassicurare il pluralismo democratico che esige la Costituzione e la dignità umana. Quindi il discorso di Monsignor Ovidio Pérez Morales coincide con i discorsi, detto con altre parole, non solo della resistenza propositiva non violenta venezuelana rappresentata fortemente por Airesven, ma con altri gruppi e movimenti tipo Foro Siglo XXI Italia, di cui sono parte da sempre, dalla sua fondazione, Democrazia Secolo XXI, che è quello che parliamo, e tantissimi altri gruppi. A questo punto lui però dice una cosa molto importante, che è che è vero, se vogliono comunque fare questo dialogo, lui dice, però bisognerebbe, no, perché se tu vai a un dialogo devi porre condizioni, conoscere un'agenda, avere stabilito periodi, contenuti, eccetera. Questo a noi non è successo, e Monsignor Ovidio Pérez Morales dice, io aggiungerei che per un governo di questo tipo comunista, per il quale è un ossimoro la parola dialogo, dovrebbero partire e fare riferimento ai veri risultati delle elezioni, delle ultime elezioni presidenziali. Quindi a questo punto c'è una contrapposizione tra la posizione della Conferenza Episcopale Venezuelana, che aveva sì detto delle cose forti, ma non ha parlato in nessun momento di l'altra circostanza, che è la perdita della sovranità del Venezuela, che è occupata, invasa dal regime cubano. E quindi anche su questo tema Monsignor Ovidio Pérez parla, e in più avverte come sacerdote ovviamente, e dice l'esperienza cubana dal 1959 ci illumina e fa effettiva la repressione, perché il regime di Maduro, dell'illegittimo,
da ora in poi, e ha veramente reagito con ferocie, con ferocia, cioè armato fino ai denti contro i ragazzi che tuttora non hanno usato armi. E dice, Monsignor, che siccome hanno questa esperienza, allora qui nel Venezuela questa loro repressione è più raffinata e più intelligentemente crudele. Queste sono proprio parole sue. E poi, per esempio, ha detto: pretendere un dialogo con Leopoldo López, Simonovic, sono prigionieri politici, e con i collettivi armati a ruota libera, perché l'abbiamo detto molte volte qua a Liberi TV, che ci sono 15 milioni di armi illegali nel paese. Allora afferma Monsignor che questo dialogo è una farsa, ed aggiunge: basta di cinismo, perché veramente è cinica una pseudo opposizione collaborazionista che avevo anticipato nell'incontro scorso quel termine, l'opposizione burundanga. Rispiego: la burundanga è quella polvere che ti fa perdere assolutamente controllo su di te. Ebbene, questa opposizione burundanga esce al palio di questo pseudo dialogo nel momento esatto in cui l'Unione Europea vuole prendere misure, e ha fatto una dichiarazione importante negli Stati Uniti. In maniera trasversale, repubblicani e democratici, senatori, propongono assolutamente bloccare le multimiliardarie riserve bancarie prodotto della corruzione ed avere proprio depredato l'erario nazionale di questa gente tutta insieme. E quindi ovviamente Monsignor in più si permette di parlare della Costituzione, perché la nostra Costituzione esige la resistenza a una dittatura totalitaria castrocomunista. Io non so se si riesce di vedere, ma io ho qua la Costituzione e noi abbiamo articoli importantissimi come il 333 e il 350, in cui abbiamo l'obbligo di difendere la nostra democrazia. Sì, peraltro in questa intervista, Blanca, il Vescovo appunto parla e cita una specie di congresso per la pace nel paese, in cui praticamente non si prevede la presenza dei rappresentanti, diciamo, di partiti dell'opposizione. E quindi dice che, insomma, alla fine che tipo di congresso è? Va bene, loro hanno, sì, va bene, loro hanno fatto, ma poi hanno fatto questo simulacro. Ma non si prevede la presenza dei due veri attori della situazione attuale, quindi da una parte il movimento studentile patriotico, di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, così come non si prevede la presenza di chi, tante associazioni, tanti gruppi, tanti organismi, c'è il Foro Penale Venezuelano, per esempio, a rappresentare i prigionieri politici, ed è per quello che lui parla di questo. No, sicuramente hanno fatto un grande simulacro, perché tristemente in questo momento dell'umanità la persona come un cittadino non trova in nessun organismo internazionale la possibilità di portare non solo la sua voce, ma ciò che considera sia la sua verità, e venga ascoltato. E da questa denuncia che la persona possa fare, in questo caso hai sentito me parlare al Parlamento europeo, ho parlato nei diversi congressi del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, anche del Partito Radicale, in assemblee
delle associazioni radicali come la Liet e l'Enzo Tortora ha denunciato un olocausto, e però diciamo il fatto di essere solo un cittadino con una profonda coscienza civica, con la conoscenza della globalità, ma anche di ciò di cui si è parlato tantissimo a Bruxelles, che è l'autodeterminazione dei popoli, quindi il Venezuela sembrerebbe rappresentare l'opposto di tutte le altre cose. Sì, certo che è stato un circo, poi quando tu c'hai gli ambasciatori dei paesi di UNASUR o dei paesi dell'ALBA o i loro rappresentanti, la stessa OSA, cioè tutti stanno mangiando dal Venezuela, tutti, e quindi nessuno di loro per ragioni economiche si osa a contrapporsi alla situazione attuale, perché tristemente per loro un barile di petrolio vale moltissimo di più che non un goccio di sangue di un venezuelano. Non so se ti ho risposto bene, se non ti ho risposto bene... Il tuo commento è opportuno, perché obiettivamente insomma, se si apre in qualche modo un congresso che si chiama per la pace nel paese, insomma, si prevede che in teoria si dà per scontato che ci sia una rappresentanza molto ampia delle varie forze in campo, il che appunto non sembra essere previsto. E in quello che dici ovviamente c'è la conferma di quello che poi in queste trasmissioni diciamo da tempo, che questo paese, il Venezuela, che detiene appunto delle riserve ingentissime di petrolio, ha una compagnia petrolifera indebitatissima, peraltro anche il Fondo Monetario Internazionale ha protestato, ha chiesto la privatizzazione, ed è usato questo petrolio come merce di scambio in qualche modo per una propaganda in qualche modo socialista all'estero, un po' una cosa del genere, soprattutto vendendolo a Cuba, però ottenendo indietro servizi per un valore molto molto più basso di quello che ottiene Cuba in termini in petrolio. Quindi poi in realtà si è un impoverimento un po' di questo paese, il Venezuela. Ecco, però non è diciamo dal punto di vista, ecco, neanche la resistenza è stata invitata a sedersi su questo tavolo, benché noi già dall'anno scorso abbiamo chiesto alla Mesa dell'Unità, abbiamo fatto una proposta perché loro potessero convergere ad uno stato di costituzionalità, loro, perché sono un partito senza aversi dichiarato, perché non hanno compiuto i requisiti costituzionali di un'associazione politica come scritta nella Costituzione nostra, ed in più diciamo si sono impossessati loro di una fetta di elettorato e non hanno più ragione di esistenza. Ora, la situazione del petrolio di Cuba è che si mandano in un inizio dicevano 100.000 barili di petrolio al giorno, ora si sa che la vera cifra è 110.000, e questo petrolio non è che viene pagato, viene a un prezzo ovviamente bassissimo, con un 2% di interessi a 30 o 40 anni, quindi le attuali generazioni che stanno lottando per la libertà del paese non potranno in principio, dando continuità a questa situazione, Dio vorrà che noi riusciremo a liberarci, di recuperare niente di questo opprobrio. Dall'altra parte il Venezuela, senti bene la cifra, perché in questi giorni nell'Italia si parla degli stipendi dei dirigenti. Il Venezuela paga $114.000 per ogni medico cubano nel Venezuela. La parte più importante è capire quanto riceve un medico cubano nel Venezuela. Non va oltre i $400. Il petrolio che arriva a Cuba, come si vede la distruzione dell'Havana, tu come vedi questa gente che vive ovviamente
quello che un regime di questo genere propizia, fondato sui fattori socioentropici, tanto in Venezuela come in Cuba, sono la menzogna, il terrore e l'odio. Quindi a questo punto un deperimento anche antropologico di fette di popolazioni enormi, e non vedi questa gente né felice, né possono entrare negli alberghi, né possono mangiare il gelato Popelia, non possono, cioè, quindi dove va questo petrolio? Noi da moltissimi anni sappiamo e denunciamo che il signor Castro è proprio una grandissima testa criminale, non solo per tutte le guerre e tutti i morti e aversi inventato i bambini della guerra, ma anche perché è un grande trafficante e di armi e di petrolio, per cui lui questo petrolio va a finire, come lo fa anche la Cina, ai mercati neri del petrolio mondiale, eccetera eccetera. Quindi non è tanto vero che questo rapporto è corretto economicamente e delineare in quel modo. Comunque, se ti interessassi, cioè possiamo veramente poi approfondire il tema. Beh, diciamo che abbiamo parlato un pochino di una situazione globale, siamo partiti un po' dall'intervista. Volevo chiederti appunto se tu avevi informazioni un po' sulla condizione reale della popolazione, gli scontri, se ci sono stati morti, arresti di tipo politico, le violenze varie che rendono invivibile ovviamente la situazione e anche le varie violazioni di diritti umani. Sì, sicuramente ho dei dati proprio, questo dato te lo do sempre perché parlando dell'Olocausto siamo a più di 257.000 persone uccise per strada, per appunto l'incremento non solo di miseria ma di impunità, perché il terrorismo di Stato lo semini così, 15 milioni di armi, terrorismo eccetera, ma proprio i dati proprio del foro penale sono i seguenti. Al 3 aprile sono aggiornati, sono 2.118 detenuti, 59 torturati, ad oggi abbiamo 42 caduti, il numero di feriti non è precisato. Di questi il conto aumenta, se lo consideri così. Misure cautelari 1.309, per verificare 422, che hanno già sono stati già liberati 406, e liberati senza presentazione 105, privati di libertà 200 e detenuti 27, per un totale di 2.369, calcolando che la popolazione civile più attiva sono ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Quindi quello che potrebbe essere interessante come nostra posizione, analisi di resistenza, Foro Siglo XXI, insomma, il concetto nostro, è ricordando proprio un concetto negli anni 40 di un nostro politico, di Gaetano Mosca, che parlava di classe politica. E quindi noi, nel nostro analisi, a differenza di ciò che si sente un po' in giro, e invece consideriamo che nel Venezuela, oltre al fatto che non c'è una guerra civile, ma una guerra contro i civili, e tu avevi gentilmente parlato del nostro comunicato con questo titolo, certo, la volta scorsa, noi abbiamo una guerra di classe politiche che assolutamente si devono spartire ciò che c'è oggi. Sono coscienti che qualsiasi cambiamento, ma quando dico cambiamento non è togliti tu per mettermi io, sto parlando di un cambiamento, di un processo storico. Hanno la coscienza, così come ce l'abbiamo pure noi come resistenza, che la nuova Venezuela non può sorgere se non con la defenestrazione di tutta la classe dirigente attuale.
tutta senza eccezione. Quindi, usando questo concetto, noi consideriamo però il nostro momento politico come resistenza, unendosi ai SVEN, ad altri gruppi simili a noi che convergiamo su queste idee macro, allora noi consideriamo che è un momento propizio per iniziare a creare le minoranze che potranno far slittare, spostare come un agente, cioè una minoranza che funge di agente per lo spostamento di quelle due classi politiche che l'una è vecchia veterocomunista, è quella che ha, mangia bene, c'ha la fetta più grossa, c'ha il potere, l'altra riceve le bricioline, ma quelle bricioline ci sono ovviamente quantità ingenti di centinaia di migliaia di dollari per reggerli lì, perché a questo punto, dopo questi 15 anni di tanto opprobrio e tanto tradimento alla patria e tantissimo inciuccio di questi soci, oramai questa così chiamata la burundanga non riesce più ad esistere senza l'altra, e questo è proprio una tristezza, però da una parte. Comunque noi, sai, la speranza è l'unica cosa che si perde. Poi oggi è Venerdì Santo, domenica il Signore sarà risuscitato, quindi la grande speranza nostra per la nuova Venezuela, che come Aires Veni dal programma Caminos de Libertà già l'anno scorso nel 2012 proclamavamo e dicevamo, l'8 ottobre 2012 inesorabilmente nascerà una nuova Venezuela, e penso veramente che un'America Latina libera ha come condizione sine qua non una Venezuela libera. Gianni. E perfetto, Blanca. Allora io direi che in chiusura ricorderei in questo gruppo di resistenza, che è appunto ARSVEN, il gruppo di appoggio internazionale alla resistenza in Venezuela, l'ho detto in spagnolo, tremendo, gruppo di appoggio internazionale alla resistenza in Venezuela, di cui appunto si possono avere notizie e informazioni su tutta appunto l'attività sul sito gruppoaresven.wordpress.com. E ci sta peraltro anche appunto il comunicato di cui abbiamo parlato nella trasmissione scorsa, quindi una guerra contro i civili. E se non hai altro da aggiungere, io darei appuntamento ai nostri video web ascoltatori e spettatori ai prossimi aggiornamenti per quanto riguarda questa vicenda. Aggiungo una sola cosa: è caduto un italiano pugliese nel Venezuela, Roberto Agnese, e Aires Ven Puglia ha fatto ed sta facendo delle azioni assieme a tutti gli altri venezuelani stiamo facendo manifestazioni e cose, onde il popolo italiano, che è stato molto grande accolto nel Venezuela, informato. Grazie Gianni. E in chiusura saluto Blanca e annuncio che di questa cosa di ARSVEN Puglia, questa sezione pugliese di ARSVEN, ne parleremo in modo più approfondito. Grazie ancora Blanca. Grazie. E a presto sugli schermi di Libri TV. Amen. Buona Pasqua a tutti. Anche a te Blanca.